L'allenatore della Vigor Carpaneto, che oggi in Serie D ha ottenuto un prezioso successo sul campo della Villa Biagio. Buonasera, buona domenica Rossini. Buonasera a tutti voi. Ecco, un risultato importantissimo contro una squadra, insomma, di livello oggi. No, oggi è un risultato importante contro una squadra importante. Però tengo a sottolineare che veniamo da 6 risultati utili consecutivi e oggi abbiamo raccolto rispetto a quello che abbiamo seminato, al contrario delle ultime 3 partite dove meritavamo di più, ma siamo usciti con 3 pareggi. Oggi invece siamo riusciti anche a vincere, ecco, ma anche giocando. Quindi stiamo crescendo, ma non lo dico oggi che abbiamo vinto, lo diciamo anche quando pareggiavamo. Stiamo Ciao crescendo, Stefano, ciao scusami Andrea. se ti interrompo. Ci sono momenti di una stagione in cui ci sono dei risultati che possono essere delle svolte. Tu hai la sensazione che questo possa esserla? Guarda, io l'ho detto a fine primo tempo, eravamo 0-0, ma stavamo giocando veramente molto bene. E ho detto che questa partita era una partita che poteva darci una svolta in positiva. Adesso parlare di svolte definitive no, però questa ci deve dare un ulteriore coraggio, un'ulteriore autostima e voglia ancora di continuare a migliorarsi, perché poi io dico sempre siamo un cantiere aperto ancora. 6 risultati utili, l'hai detto prima, l'hai sottolineato, 2 vittorie e 4 pari, però questa squadra sta crescendo in maniera importante, cioè il lavoro che state facendo si vede ogni domenica in più in campo, vuol dire che si lavora molto bene durante la settimana. Noi stiamo cercando di cambiare, abbiamo cambiato ogni allenatore ha il suo modo di vedere, di fare calcio. Noi stiamo cercando di cambiare e i ragazzi si stanno adattando molto bene. È chiaro che ci vuole tempo, come in tutte le cose, non è che sia così tutto scontato e tutto normale. Ascoltami, hai visto nel giro di, diciamo, 3 settimane, hai visto il Fiorenzuola e la squadra di oggi, che sono due squadre insieme a Rimini che dovrebbero lottare fino alla fine. Che differenze vedi fra queste squadre? Ma Fiorenzuola è una squadra che fa del gioco la sfarma. Questi di oggi è una squadra molto fisica, una squadra rognosa, una squadra molto tignosa. Ecco, la differenza è un po' quella. Il Fiorenzuola, secondo me, ha come organico collettivo ha qualcosa in più. Loro, questi, hanno più, magari hanno qualche individualità. Però, ripeto, è una squadra tosta questa qui, è una squadra che magari non è bellissima da vedersi, però è veramente molto efficace, è molto aggressiva anche. Grazie Stefano, buon rientro, ci sentiamo alla prossima e Grazie, complimenti ancora a tutti voi. complimenti. Grazie, buona serata a tutti.